Sfida ad alta quota a Monte Odorisio tra due squadre che vivono un buon momento di forma e che puntano con decisione a garantirsi l'accesso alla zona playoff. Obiettivo decisamente più concreto per il Fresa che dopo lo scontro diretto vinto con i cugini del Trigno è a pieno titolo nel gruppetto delle migliori. Anche i padroni di casa del Monte Odorisio non nascondono le proprie ambizioni, avendo soltanto due punti di ritardo dagli avversari odierni. L'ottima prestazione del turno precedente col Casal Bordino induce ad essere ottimisti per il prosieguo della stagione. Il primo acuto è della squadra ospite che al secondo si porta in zona tiro con la verticalizzazione di Vasiu per Racano che in corsa non riesce a coordinarsi per la battuta calciando la sfera sul fondo. I biancoverdi di Ascatigno replicano prontamente con la battuta ravvicinata di Madonna pescato in aria dal suo gemello di reparto Ferrazzo, ma Mainardi risponde presente e salva il risultato. Poco dopo il gran siluro di Antinoro va a scheggiare il palo alla sinistra di Mainardi, costretto infine alla capitolazione al minuto 19 quando Luca Madonna interrompe la sua astinenza realizzativa e porta in vantaggio i biancoverdi di casa arpionando il traversone in aria di Pollutri e infilando dalla media distanza il portiere Fresano. I biancorossi provano a reagire e prima della mezz'ora tentano la sortita col piazzato di Vasio che si spegne sul fondo. Prima del riposo lo stesso Vasiu prova a imbeccare Racano col pallone che va a spegnersi pericolosamente a lato. I biancorossi fresani iniziano la ripresa in attacco nel tentativo di raddrizzare il risultato. Al dodicesimo lo spaventa al centro di Vasiu, pesca Annibali, puntuale allo stacco aereo che pecca però di precisione e la sfera va a spegnersi a lato. Un minuto dopo ospiti ancora propositivi con lo stesso Vasiu che va alla conclusione in prima persona, ma il tiro è centrale e prevedibile per l'appostato Cianci. Il Monte Odorisio torna a respirare e al diciottesimo va a proporsi con il diagonale di Pollutri bloccato a terra da Mainardi appostato sul primo palo. L'ultimo tentativo di rilievo del Fresa si registra al 28esimo con la girata in aria di Vasio abbondantemente fuori misura. Le speranze di rimonta biancorosse si spengono definitivamente al 41esimo quando la truppa di Mister Stella rimane in 10 a causa del rosso rimediato da Annibali punito per un fallo a gioco fermo su un avversario. Luigi Ascatigno è il tecnico del Monte Odorisio. È una bella vittoria oggi di misura, però quello che conta è che avete vinto e che avete scavalcato in classifica proprio il Fresa. Ma oggi era importante vincere, anche perché se veniamo da una buona prestazione a Casal Bordino, mi aspettavo sicuramente una grande partita del Fresa che veniva da una vittoria, quindi è stato tutto sommato una bella partita. Partita giocata bene, tutte le squadre tirate, secondo me rispecchiano le quote alte della classifica. Noi ci godiamo questa vittoria, meno male che è tornato il gol Madonna dopo 4-5 partite che stava a secco, quindi tutto sommato posso dire che è stata una partita abbastanza giocata, all'arbitraggio abbastanza tranquillo, abbastanza ottimo, quindi quando c'è da fare i complimenti alla terna arbitrale, anzi all'arbitro, si fa, a volte si sbaglia, però bisogna stare più tranquilli. Questa è una vittoria importante che ci porta a ridosso, abbiamo scavalcato il Fresa, abbiamo ripreso la Marcianese e stiamo lì a lottare per questi playoff che fino all'ultimo non dobbiamo mollare perché tutte le squadre sono all'altezza della situazione. Peccato mister che nei primi minuti vi siete proprio letteralmente mangiato due gol abbastanza clamorosi. Sì. Forse alla fine se sarebbe non sarebbe andato a finire così ci sarebbe stato sicuramente un pizzico di un rammarico. Sì, questo sì, magari all'inizio è giusto come ha detto lei, avevamo due occasioni da fare gol, non le abbiamo sfruttate, poi alla fine abbiamo fatto 1-0, abbiamo mantenuto. E tutto sommato se si pareggiava, a fine pareggiava il Fresa dovevamo rimaricarci per quelle due occasioni da gol. Purtroppo il calcio è così, è bello anche per questo, è emozionante, stavolta è andato bene a me e diciamo che adesso ci godiamo questa settimana di riposo e poi fra due settimane andiamo a Pagliete perché domenica il campionato osserverà un turno di riposo.